A Faenza e Ravenna esiste un centro educativo dedicato a bambini e ragazzi con autismo e disturbi dello sviluppo. È il centro Anacleto che quest'anno a Faenza ha avviato un'attività estiva dedicata ai bambini della scuola materna con autismo. Con la pausa scolastica estiva e delle strutture appositamente dedicate, infatti, è importante che questi bambini continuino la propria attività quotidiana di apprendimento cognitivo, comportamentale e psicomotorio per non vanificare i progressi raggiunti durante tutto l'anno. Un'attività ospitata dall'Associazione Autismo Faenza negli spazi che il Comune ha concesso all'interno di Palazzo Borghesi. E per sostenere questa attività, ieri sera, durante martedì d'estate, il Centro Anacleto ha organizzato uno spettacolo di beneficenza per raccogliere fondi. A sostegno della missione del centro si sono quindi esibiti i Bom Bom Bombers, giovane duo di artisti con un importante curriculum internazionale, formato dal faentino Michael Capozzi e dal senese Luca Morocchi. Sarà uno spettacolo acrobatico, comico e con una velatura poetica, in cui andranno in scena tre discipline di circo e una disciplina di teatro comico surrealista. Il palo cinese è una delle discipline. Qui lascio la parola a Luca per spiegare meglio di cosa si tratta. Che è una pertica di 6 metri in cui mi arrampio e faccio evoluzioni acrobatiche, salti, bandiere e quant'altro. E poi il mano a mano, che è una disciplina di coppia che facciamo insieme, che consiste nel una persona fa da base all'altra che svolge delle evoluzioni acrobatiche sopra la base, in sostanza. L'agile è quello che vola sopra e il portor che è quello che lo porta. E poi c'è la giocoleria e un pezzo di teatro surrealista comico. Che cos'è il Centro Anacleto? Anacleto è un centro educativo che è nato dall'idea di tre professioniste che hanno un'esperienza ormai di anni nell'ambito dell'educazione di bambini con autismo e si propone come un servizio di terapie per i bambini con autismo e disturbi dello sviluppo ed è attivo in questo momento a Ravenna e a Faenza. Seguite bambini con età da scuola materna, che tipo di attività svolgete? A Faenza abbiamo in particolare un progetto sperimentale che si chiama Summer School e che è un progetto di terapia intensiva proposto proprio ai bambini che durante l'inverno fanno già terapia con noi, con l'intenzione di fornire appunto un momento di integrazione e di intensività del trattamento individualizzato. Ecco, che cosa hanno bisogno questi bambini? Che cosa hanno bisogno le famiglie che si rivolgono a voi? I bambini hanno bisogno di terapia continuativa, quindi di poter continuare tutti gli esercizi, chiamiamoli così, che fanno per l'apprendimento in tutti i momenti dell'anno, quindi anche a scuole chiuse. E le famiglie hanno bisogno di sostegno quando le scuole non sono attive e quindi la nostra idea è quella di poter fornire un aiuto alle famiglie rimanendo aperti durante l'estate, per esempio nel mese di luglio, quando appunto non ci sono le scuole, non ci sono altri servizi, e di poter dare ai bambini la possibilità di continuare il loro percorso individualizzato. Come duo nascete nel 2011, ma vi siete ritrovati quest'anno. Come funziona questa coppia di artisti? Noi abbiamo iniziato in una scuola, abbiamo fatto una formazione insieme, poi ci siamo distaccati. Io ho preso una scuola molto più circense e lui ha proseguito i suoi studi con una scuola di teatro fisico e clownery. E diciamo che una volta finito ci siamo ritrovati, eccoci qua che si rincomincia a lavorare insieme. Il rapporto fra di voi quindi sul palco per preparare gli spettacoli com'è? È come si vede qui, noi andiamo molto d'accordo e abbiamo idee che a volte si incontrano, a volte si scontrano, però trovano sempre una svolta, una chiave di lettura che poi si assomiglia alla fine dei conti. Ci sopportiamo, diciamo. Qual è l'obiettivo di questa serata? L'obiettivo di questa serata è di farci conoscere e di poter raccogliere fondi proprio per l'attivazione di progetti sperimentali come l'Anacleto Summer School, con l'intenzione di poterli far diventare stabili nel tempo. Federico Lega per Faenza Web TV.